Ben ritrovati amici di FantaWorld in questa nuova puntata dal bar. Oggi siamo io e Salvo ad infrescarci un po' in questa giornata calda. Ciao a tutti! Ciao a tutti, ciao Salvo. Vediamo un po' cosa ci offre questo menù di oggi. Allora, oggi il menù è un po'... sembra poverello il menù, perché non ci sono grandi nomi, però vanno analizzati perché sono dei colpi che arrivano e quindi bisogna parlarne anche. Esatto, colpi che arrivano tutti in casa rosso-blu. Rosso-blu, in particolar modo, Bologna. Quindi andiamo in casa Bologna e parliamo subito di Kevin Bonifazi. Quindi Bologna mette a segno questo colpo, difensore classe 96, molto, molto comunque forte a livello aereo. Sì, l'abbiamo visto. Bravo sì. Anche in marcatura, lo prende alla spalla, ha una cifra, se non sbaglio, di circa 6 milioni. Firma un quadriennale a 1 milione. Si punta molto, 4 anni di contratto. Quindi difensore dall'ottimo fisico, che può essere appunto un import importante per la banda di Sinisa Mihajlovic. Allora, vediamo Salvo, ti faccio una domanda. Secondo te questo acquisto potrebbe essere, diciamo, il preludio alla cessione di Tomiyasu, oppure è una cosa a parte completamente? Ah, secondo me Tomiyasu credo vada via in questa sessione, anche perché il Tottenham è arrivato a 20 milioni, altre squadre si sono spinte in avanti, quindi non credo proprio rimarrà a Bologna, purtroppo per il Bologna. Comunque è andato via anche Danilo perché si è svincolato, c'è bisogno di rinforzare il Bologna difensivamente, Bonifazi è l'acquisto giusto comunque, arriva in una squadra dove sarà titolare fisso e quindi è una... un colpo che ci può stare, comunque un difensore giovane che Mihajlovic apprezza e può far bene. Ecco, mi sembra l'acquisto giusto per il Bologna. Sì, ci sta. Sì, Tomiyasu, anch'io sono d'accordo. Comunque, se ti offrono una cifra del genere, mi devi accettare. È rinforzarsi un po', è giusto che ci si rinforzi. Quindi, il nuovo acquisto Bonifazi, che dovrebbe formare quindi insieme a Soumarò, che è stato riscattato in maniera definitiva, la nuova coppia difensiva della squadra bolognese. Quindi, secondo te, è da considerare un colpo low cost, non so, da quinto slot magari, quanto lo pagheresti? Comunque, è interessante perché comunque è titolare inamovibile, penso, a meno che non arrivino altri difensori importanti. Può essere considerato, sì, un... quinto slot, ecco, hai detto bene, un quinto slot di difesa, quel giocatore che comunque metti in panchina, che puoi schierare quando pensi ci sia una sfida abbordabile, può regalare soddisfazione anche su palla inattiva, comunque lui si fa vedere in area avversaria. Ti dirò, è un quinto slot su cui spendere il giusto, ecco, non tantissimo, ma comunque sui 5-6 crediti secondo me si possono spendere, può essere il rinforzo giusto per puntellare la difesa. Sì, è sempre quella la cifra giusta, sempre su una base di 500 crediti. Sì. Ovviamente bisogna mantenersi sotto il 10, perché sennò poi... Sì, poi diventa un terzo slot. Il tuo terzo slot, esatto, non deve essere il tuo terzo slot. Bene, quindi ci si può aspettare quindi un rendimento comunque superiore al 6, un paio di bonus magari. Certo, devi andare a beccare le partite giuste, comunque... Devi andare a beccare il difensore che tu vuoi schierare appunto le partite giuste. Devi beccare la partita giusta in cui, cioè, non so se alla fine di tutto avrà una media superiore al 6, perché comunque giocando 38 partite giocherà anche con avversari complicati, difficilmente avrà 6 tutte le partite, mi sembra un po' strano. Sì, in effetti secondo me si manterrà proprio lì al limite sulla sufficienza, ecco. Comunque, 5,96 classica. Ma anche un 5,8, 5,7 non è male, sì. Considerando che tu lo prendi e lo schieri soltanto quando ti conviene, cioè non è che lo schieri mai contro l'Inter, contro la Juve, quindi in questo caso quando porterà brutti voti tu l'avrai in panchina, non te ne frega niente, e però quando ci sono sfide abbordabili lo lanci e puoi avere soddisfazioni. Esatto. Quindi da questo punto di vista è un acquisto che ci sta, fatto le giuste cifre e messo nelle partite giuste. Questa è la collocazione, diciamo, di Bonifazi in quest'anno, che comunque vedo positivo. Sì, sì, un colpo interessante, comunque è giusto da parte del Bologna, quindi... Anche in un mantra, un pacchetto con chi schiera, chi magari gioca con 3DC, in una difesa a 3 ci sta lui come terzo difensore, anche non è malaccio, anche in una Lega 8. Quel classico difensore che comunque ti può sempre salvare dalla panchina, esatto. Lui dovrebbe giocare sempre. Esattamente. Cambiamo reparto. Rimaniamo sempre in squadra rosso-blu. Sì. Il tuo colpo lì davanti, ne parli tu. Volevo parlarti di un nuovo colpo del Bologna che è arrivato in attacco, ovvero Sidney Van Hooijdonk.
Sidney Van Hooydonk, che è un attaccante classe 2000 che viene dal NAC Breda, quindi campionato olandese, serie B olandese, dove si è distinto con 16 gol in 31 presenze. È figlio di Pierre Van Hooydonk, non so se te lo ricordi, Pierre Van Hooydonk, un attaccante da oltre da quasi 400 gol in carriera, che ha fatto sognare fine anni 90, inizio anni 2000. Sì, sì, il nome ovviamente mi era familiare, appunto sì. Pensavo fosse il figlio. Sì, sì, è lui, è lui. Okay. Pierre Van Hooydonk, che ha incantato l'Europa con punizioni da paura, tant'è che Snyder ha detto anche che ha imparato a calciare le punizioni vedendo i video di Van Hooydonk, quindi anche qui si è ispirato a lui. Vediamo se suo figlio ha le stesse caratteristiche, secondo me no, però comunque è uno che comunque è talentuoso. Arriva per circa 400.000 euro, sono stati pagati alla società olandese, quindi un investimento non tanto oneroso. Punta centrale, il suo ruolo caratteristico è punta centrale, ma può anche essere impiegato, diciamo, sulla tre quarti, però di base lui è un attaccante centrale. Ti dico, può essere una scommessa da leghe numerose, quelle da fare massimo proprio a un credito, oppure arriveresti a 2-3 crediti, che dici? No, io ho un credito, ecco, ma anche non conoscendolo, appunto, bisogna anche vedere come si approccia, appunto, al nuovo campionato, quanto giocherà anche. Questo è importante. Morrow, che sarà sempre inamovibile. Una scommessa veramente in leghe numerose a uno. E c'è da considerare il fatto. Slot da completare, sì. Dico, c'è da vedere il fatto se può arrivare magari un altro centravanti, perché non credo sarà l'unico centravanti che arriva, quindi arriverà qualcos'altro. Mi sembra che sia l'unica alternativa lì davanti. No, arriverà sicuramente qualcos'altro. E quindi a uno, non più di uno. Se dicono due, via. Sì, via, appunto, poi se dovesse arrivare un altro attaccante, tipo anche non chiamare. Certo, come hai detto tu, c'è da valutare l'impatto, perché lui viene dalla Serie B olandese, quindi un altro campionato completamente diverso. Completamente. Bisogna vedere con quanta frequenza Mihajlovic ci chiederà minutaggio, perché appunto arriveranno altri giocatori, c'è un po' di ballottaggio. No, io aspetterei sinceramente l'asta invernale. Questo ti stavo dicendo, è più da prendere adesso o direttamente a gennaio, ecco. Direttamente a gennaio dipende come approccia questo inizio, non lo prenderei mai adesso. Adesso non te la sentiresti? No, non avrebbe senso, cioè, sono tantissimi attaccanti. Certo, sicuramente al Mantra da PC credo sia follia totale. Appunto, al Classic magari una Lega 12 non te lo puoi concedere come sesto attaccante, sì. A uno. Sta attaccando le leghe appunto a 12 minimo. Ecco, da quando da una lega a 12 in cui si parte, secondo me ci può stare, ma proprio come azzardo totale, dovete avere tutto l'attacco ben completo. Esatto. Magari in coppia con Barro, magari una lega che vuoi un titolare, vuoi ti prendi con Barro. Stare tranquillo, sì. Però un acquisto decisamente molto più futuribile, ecco, non da fare in questa sessione. Da fare in questa sessione, come ad esempio Bonifazi, come abbiamo detto, Bonifazi non andrà a prendere. Che spero di prendere, sinceramente. Sì. Te lo dico a te, spero di prenderlo. Alle giuste cifre lo vorrei, ecco. Mi intriga il Bologna con Mihajlovic. Il giocatore sempre che fa comodo, ovviamente. Io mi prendo lui e tu ti prendi Van Hooydonk. Mi stai anche decidendo il... No, guarda, lo lascio volentieri a qualcun altro. Fu così che ha fatto la stagione di grazia con 15 gol. Ecco, ce ne pentiamo tutti. Va bene, ragazzi. Allora, bene. Ci siamo divertiti. Abbiamo parlato un po' del Bologna, di qualcosina che sta cambiando. Noi ci troviamo in un prossimo bar, perché comunque il mercato impazza. E quindi voi sintonizzatevi, che i video non mancheranno. Magari nel prossimo tornerà anche Paolo. Mai. Ci vediamo al prossimo. Un saluto, come sempre, un saluto da Fanta World.